Cinture allacciate. Prossima fermata 1600 Pennsylvania Avenue. Grim è lì? L'ultima volta che le ho parlato mi ha detto dove trovare Sara. Poi ha detto che intendeva fermare Reed. Non l'ho più sentita. Ma l'aiuteremo, vero papà? Lei ha pensato a me quando te ne sei andato. Poteva darmi un nuovo nome e abbandonarmi, ma non l'ha fatto. Io non ho nessuna intenzione di lasciarla sola, non ora. Tranquilla, piccola. Lo faremo. Ma ci vorrà un po'. Dobbiamo mantenerci su una rotta sicura dell'EMP finché non sarà detonata. Cristo, e parlavano di un lavoro pulito. Tutta quella gente laggiù non sa cos'è successo. Reed, ma che diavolo hai fatto? Missile, in arrivo! Tenetevi! Reggiti! Non credevo avrebbero allestito difese aeree intorno alla Casa Bianca. Mi sbagliavo. Mi hai fatto preoccupare. Sto bene. Vic ci ha fatto atterrare tutti interi. Tieni! Aspetta un attimo. Questo è andato. Comunque adesso non mi serve più. Credo che questo serva più a te. Dove hai preso quel giubbotto? Nell'elicottero, il resto è andato distrutto. Gli RPG non lasciano scampo. Già, l'ho notato. Sì! Che diavolo ci fai ancora qui? Porta subito le tue chiappe alla Casa Bianca. Non intendo lasciare qui mia figlia, Vic. Sara, riesci a girarci intorno? Papà, va tutto bene. Sarà al sicuro, Sam. Siamo 6 isolati dal mio ufficio e i miei uomini stanno venendo a prenderci. E Grim ha bisogno del tuo aiuto ora. Grim può aspettare. Non voglio far correre dei rischi a Sara. Papà, Vic ha ragione. Vai dove devi andare e non ce la caveremo. Ci rivedremo presto, promesso. Tenete d'occhio l'atrio, potrebbe passare da lì. Siamo alla rete. Non esiste proprio! Venire subito all'esercito. Ci vuole la Guardia Nazionale. Già chiamati, amico. Ho visto una colonna di Anvi entrare in città. E sono usciti dei tizi in nero che hanno stabilito dei checkpoint.
Non è la guardia. Serve un defibrillatore. Non abbiamo un defibrillatore. Non abbiamo niente. Vedrai che i bambini stanno bene. Quando funzioneranno i telefoni, chiameremo subito i tuoi genitori per assicurarci. Cosa ha fatto così? Non sappiamo cosa stia succedendo. A un tratto saltano le luci. Esplodono gli eventi. Non puoi fare niente per lei, ok? È morta! Così morirai anche tu! Oh, devo tirarla fuori, Jelly! Scusi, signor. Jelly! Ma è un caso è di troppo tardi, non puoi fare niente Nessuno per lei! Nessuno si può avvicinare alla madre. Devo tirarla fuori! E ascolta, Stacy! Non puoi tirarla fuori! È morta! E se entri lì dentro, morirai anche tu! Che diavolo siete? Non importa! Armati. Signore, Jelly. Siamo qui per aiutare! Il governo ci ha chiesto di mantenere l'ordine e la sicurezza pubblica. Tutto qui. Fatelo fuori, muoversi! Io resto qui e vedo che succede. Nessuna traccia, qualcuno vede il bersaglio! Porca puttana!
piangerai di avermi incontrato, idiota! Perlustrate l'area, trovatelo e uccidetelo! Nessun contatto, ripeto, nessun contatto! Io resto qui a controllare. Nessuna traccia dello stile qui! Là! Sto diventando imprudente. Una brutta giornata alla Casa Bianca. Il perimetro esterno della Black Arrow serviva a evitare testimoni indesiderati. Poi c'era il cordone interno attorno alla Casa Bianca per fare in modo che nessuno disturbasse Reed mentre faceva il lavoro sporco. Dopotutto, prima o poi l'esercito si sarebbe messo in moto e avrebbe iniziato ad aviotrasportare soldati in città. E a quel punto ci sarebbero state spiegazioni da dare. Reed escogitò una soluzione brillante. Se la cavalleria fosse arrivata dopo che aveva ucciso il presidente, la Black Arrow l'avrebbe aiutato a difendere la Casa Bianca e il nuovo presidente. Altrimenti, la Black Arrow sarebbe stata il capro espiatorio e la loro resistenza gli avrebbe dato il tempo per portare a termine il lavoro. Una visuale sul contatto. Resto di guardia. Nessun movimento. D'ora in poi ti consiglio di stare lontano dagli specchi. Area libera. Occhi aperti. Potrebbe tornare in qualunque momento. Non vedo nulla. Oh, porca puttana! Ho preso quella posizione. Deve essere là. Formazione d'assalto. Andiamo a prenderlo. Avanti, via! Thank you.
Trovate lo stile e fatelo fuori! Non ho visuale sul bersaglio. Perlustrate l'area! Trovate lo stile ed eliminatelo! Non ho la visuale sullo stile! Qualcuno ce l'ha? Voi andate avanti, io resto qui di guardia. Non vedo ancora il bersaglio! Nessun movimento! Forse è morto! Nessuna traccia qui, ripeto, nessun contatto! Una visuale sul contatto, qualcuno te l'ha... Nessuna traccia del contatto, occhi aperti, potrebbe tornare. Niente, qualcuno vede il bersaglio? Allerta, non può essere troppo lontano. Nessuna traccia, qualcuno... Ho i denti... L'area, trovate il bersaglio e eliminatelo. Nessuna visuale sul contatto. Qualcuno lo vede? Oh! Nessuna visuale sul contatto. Back.
cercare! Porta principale. Negativo. Ridla bloccata. Ti aprirò la porta del giardino. Ok, ricevuto, vado. Andate rinforzi! Resisti, attenzione, granata! Wow! Porca puttana! Wow! Dov'è il presidente? Andate nell'ala ovest! Tutti in sala stampa! Li tratterremo lì! Il presidente sta bene! Avete visto il presidente? Fuori dalla sala verde! Non è una visita guidata! Muovetevi! Nella sala verde! Via! Muovetevi! In confronto a ciò che stava accadendo alla Casa Bianca, i tafferugli nelle strade sembravano una festicciola. Nell'edificio c'erano gli uomini di Reed, non la Black Arrow, e stavano ripulendo ogni stanza. Reed aveva disattivato gran parte dei sistemi di sicurezza da Third Echelon. L'EMP aveva fatto il resto. Il presidente aveva i servizi segreti, ma non bastavano. Sam era dentro la Casa Bianca, con quelli che aveva addestrato che cercavano di ucciderlo. E Grimm... Beh, a lei era toccata la parte più difficile.